Presidente Iannone, Sì. ci vuole dire cosa la circoscrizione ha fatto attraverso la sua persona, ovviamente, in questo anno di consigliatura? Sicuramente questo è stato un anno, come dire, di rodaggio per questa amministrazione che sicuramente si è dovuto confrontare con quella che era una realtà lasciata dalla vecchia eredità di un'amministrazione di sinistra e quindi questo, diciamo, ha un po' cambiato le direttive di questa circoscrizione che invece è rappresentata dal centrodestra. Sicuramente questa circoscrizione nella persona sia dei consiglieri, diciamo, di tutto il consiglio ha lavorato molto e, diciamo, e ha realizzato, diciamo, parecchie cose che sono, diciamo, sugli occhi di tutti quanti. Che cosa posso dire? Che cosa abbiamo realizzato? Beh, abbiamo fatto tante di quelle iniziative sia nel campo sociale che nel campo dello sport e in quello culturale. Sicuramente una cosa che mi preme dire è stato, per esempio, fra le tante cose che abbiamo fatto, è stato un progetto che si chiama Oltre le Barriere, dove abbiamo dato la possibilità diciamo, ai ragazzi del quartiere, circa 110 ragazzi e 50 disabili, di poter usufruire e quindi di poter accedere alle piscine che sono situate sul nostro territorio. Diciamo in maniera assolutamente gratuita. È un impegno notevole che la circoscrizione si è presa e si è fatto carico proprio per venire incontro alle esigenze di quanti non hanno molte volte la possibilità di poter pagare questi corsi. Ci tengo in particolar modo a parlare un attimo sui disabili perché lì abbiamo fatto qualcosa veramente di diverso rispetto a tutte le altre circoscrizioni. Noi abbiamo formato qui in circoscrizione, d'accordo con il CONI e con le piscine, abbiamo formato diciamo, dei ragazzi a cui è stato rilasciato un patentino per disabili, perché lei capisce che quando bisogna gestire un disabile, certo un istruttore comune non è in grado di poterlo fare. Quindi rilasciare questi patentini che vengono rilasciati in questa circoscrizione e successivamente dare la possibilità, una volta che sono stati dati questi patentini, di poter operare sui disabili, lei capisce quale vantaggio e quale, diciamo, innovazione noi abbiamo dato diciamo, ai servizi sociali. Presidente, un'ultima domanda. Nel suo programma ci sono punti importanti come la fogna bianca, la riqualificazione dell'ospedale, il decentramento della sede universitaria. Ora, noi sappiamo che questi sono dei punti dove si necessita un coordinamento con le autorità, ovviamente le istituzioni locali, quale regione, comune e per l'appunto poi provincia. Lei ha qualcosa da dire in merito? Sì, dunque, per quanto riguarda purtroppo, per quanto riguarda il discorso diciamo, che riguarda l'ospedale San Paolo, beh, sicuramente questa è una nota dolente alla luce di quello che stiamo ascoltando tutti i giorni sui giornali, e cioè di questo deficit che la Regione Puglia ha accumulato sulla sanità, che sicuramente non gioverà a nessuno, né, diciamo, e quindi a tutta la popolazione, non gioverà a nessuno, diciamo, una cosa di questo tipo. Fatto sta che nell'ospedale, per esempio, del quartiere San Paolo, a parte il fatto della grossa carenza che noi abbiamo a livello del pronto soccorso, dove noi abbiamo circa 50.000 accessi e quindi con un personale assolutamente non idoneo ad accogliere diciamo, tutta questa recettività, abbiamo addirittura ultimamente stiamo vedendo e stiamo notando che ci sono stati degli accorpamenti di alcuni reparti tipo l'ortopedia e anche la pneumologia e alla luce di tutto quello che si sente sicuramente non gioverà certamente né per il quartiere ma anche per i paesi limitrofi che utilizzavano questa grossa struttura.